Buon lavoro. Mi dispiace farvi perdere tempo, ma levatevi dal mezzo alla strada, che ci dicono che siamo indisciplinati. A firmare. Ricordati di fargli la domanda a lui, tu sei in delega? Sì. Se lui in delega si notifica a lui. Ah sì, no, lo do a lui io. In delega, devi farti dire se lui in delega, perché non gli hai fatto la domanda. Barbara. Tu mi dici, guarda, ti sei sbagliato perché, che ne so. Ma solo, allora da, non c'è, se non è in delega gli diamo il foglio di licenziamento e sai la filiera, però gli diamo il foglio di licenziamento a certo. Poi ognuno si no, abbiamo licenziato anche il Presidente della Repubblica e il Consiglio, il Presidente del Consiglio, tutti e tre, e il vice ministro se non scende pure lui. Cacchio. E il popolo si è appena insediato, ma loro lo sanno. Lo sanno. Ma molto bene. Dai, dire che nella SEC non siamo privati è un azzardo molto. Aspetta. Mi scusi, lei è in delega del ministro, giusto? Non è in delega del ministro? Io sono in finanziario. Ok, lo so, non ce l'ho con lei, deve essere chiaro che non ce l'ho con lei. Anche io ce l'ho con lei. Perfetto, quindi questo è già tanto. Quindi un delegato, per favore, gli dobbiamo, sì, perché gli dobbiamo consegnare una notifica adesso, subito, immediatamente. Ma non c'è nessun delegato in questo momento. C'è, come la volta scorsa non c'è nessuno. L'ufficio relazioni con il pubblico? Guardi, c'è la PEC, voi potete notificare gli atti anche. No, in presenza a questo punto, noi siamo in presenza e in presenza notifichiamo. Ma io non vi posso dare nessuna persona perché in questo momento a chi sto cercando in giro? Nessuno vuole, nessuno ritiene di scendere, quindi una scala gerarchica, quando manca il più alto in grado, non assume colui che è subito sotto. Come no? Ma militare lui, eh? La PEC c'è il delicato. Perdonami Luca, no, la PEC che noi... Sì, ma questo è quello che è successo. La PEC non ha sortito nessun effetto come sempre. E è per questo che siamo in presenza. Anche per questo. Quindi, quante denunce vuole in tribunale? Le faccio vedere, quante ne vuole? So, appunto. Sa che cosa succede? Giustizia al suo corso. Ma quale giustizia? Nel momento in cui lei ritiene che ha fatto una denuncia e non è stata, o una notifica non è stata correttamente eseguita, ci sono i tribunali per questo. La vede la conflitto di interesse? Lo vede il conflitto di interesse? Se io sono il ladro e tu mi vieni a dire di accusarmi, io mi posso accusare secondo te? Non capisco il suo discorso. I tribunali sono non di diritto, di fatto. Sono anche tribunali. Tribunali internazionali. Allora, anche la Corte di Giustizia Europea. È tutto precluso e pignorato. Tutti sono tutti insieme a fare festa. Mentre noi qui in strada stiamo discutendo del nulla. Del nulla. Io non posso farle scendere nessuno. Allora la consegno a lei. No, la posso prendere. La consegno dentro allora. La consegno pubblico ufficiale però sì. Non può dire di no al altrimenti fa reato. Se io le notifico pubblicamente a un pubblico ufficiale c'è reato di abuso di potere. No, in presenza, sue proprie mani. Sue proprie mani. Abuso di potere poi. Lui ancora, allora prendetevi uno di voi. Uno di voi. Allora uno di voi si prende il compito di portarglielo. Ma io per questo dicevo la PEC, ma non l'ho detto perché... La PEC è quello con cui abbiamo preso l'appuntamento. Sì, no, ma io non l'ho sentito. E allora perché non è qui? Convocato in presenza. È la volontà questa, quella di non ricevere questo gruppo. Tanto se non farà... Ah, ok. E quindi giustamente destituito. E lui non può essere accusato poi. Ma io non sto accusando lui. No, nel senso che se voi consegnate... Siccome lui in questo momento si è preso la responsabilità di venirmi a parlare. E siccome... È più che un onore, è un onore anche, però. Perfetto, si è assunto la responsabilità e la responsabilità che lui si è assunto è in delega del signore sopra, che dovrebbe scendere, giusto? Lui poteva anche non venire a parlare, io adesso parlo da terzo, può essere un terzo. Parla per nome del lui che è in delega. Sì, però potevano presentarsi sue in questo momento. Succede che ci sono delle manifestazioni. Quindi in delega? Che chiedono di essere ricevute da delegati, da sottosegretario, da. E non si presenta nessuno. A
Ascolta, se non tu è, mandi è me, un atto di liberalità, nel senso se tu mandi me a parlare per bocca tua, sei in sono in delega. Sì, sì, lui adesso tu puoi fare la delega. Sì, ma delega, cioè, ma stai parlando per bocca sua, ambasciatore. Per bocca sua, io sto garantendo la sicurezza di questo palazzo. Questo. Quindi il mio ruolo e l'informazione come la butta? Quale? C'è che la lui non riceve. C'è la PEC. Lui ha mandato una PEC a chi? Allora, che voi eravate qui, c'è la PEC che avete mandato. No, l'informazione che ci ha dato, che lui non riceve. Ho chiesto ai suoi collaboratori. E quindi sta in delega. Non sto in delega. Ho chiesto l'informazione ai suoi collaboratori se lui volesse scendere. Non c'è modo. Questo è. Io porto questo messaggio. Beh, allora semplicemente saliamo noi. Non si può. Perché no? Perché noi siamo qui per questo. E la motivazione qual è? Perché non c'è la volontà di ricevere. Qual è la volontà di ricevere? Non lo so qual è la volontà. Ma non ci può essere la volontà di riceverci. È chiaro. Perché sanno benissimo che cosa diciamo e che cosa portiamo. Ma il punto è che è una convocazione d'udienza, non è una richiesta per cortesia. Questo io penso che lui dovesse andare avanti con cose formali. Luca, senza coinvolgere lui, nel senso che noi non possiamo essere. Allora, prossima volta non vi avvisiamo. No, perché poi se. No, siete non vi avvisiamo. Siete passibili di denuncia ai sensi dello Stato che voi non riconoscete. Però la denuncia la dobbiamo fare per forza. Poi non è detto, nel senso che noi non è che tutte le manifestazioni non autorizzate procediamo alla denuncia. Assolutamente. Spesso e volentieri quelle manifestazioni non autorizzate, proprio perché c'è questo contatto non empatico. Noi non siamo d'accordo con voi o siamo contro di voi. Sì. Semplicemente è normale se è una democrazia. Non c'è stata la preavviso, eccetera. Ci mettiamo d'accordo e diciamo, vabbè, non più di mezz'ora, non più di un'ora, non potete superare le 200 unità perché magari bloccate il traffico. Ma le manifestazioni autorizzate si fanno regolarmente, a meno che il dirigente, l'ordine pubblico decida di sciogliere la manifestazione. E in quel caso, se non viene sciolta la manifestazione, c'è la denuncia del vecchio Stato. Però noi siamo semplicemente dipendenti. Lo so. Che fanno il loro lavoro e lo fanno con voi, lo fanno con gli ultras, lo fanno con tutti quelli che capita. Lo sappiamo. E non possiamo in nessun infatti modo non ce l'abbiamo contro o con gli uomini a favore. Questo io l'ho capito. Antipatia, perché ci sono pure quelli che ci stanno sul cazzo. Questo sì, beh, dipende pure da come ti comporti. Ma certo, se passi tutto il pomeriggio a prendere gli studi, okay. Studi e problemi, anche se magari è una manifestazione legittima, però si in questo caso invece in questo momento. Però no, io credo che ci siano degli strumenti per continuare nella vostra. Questo è quello che ci ha detto il finanziere della scorsa volta. Perché è così? Non ci sono stati gli strumenti, non è sceso nessuno. No, eccolo. Ma eccoci, è sceso qualcuno. Nessuno. Vedi? Non ma scenderà ma nessuno. È colpa nostra. Ma dovete insistere, fate la manifestazione, scrivete, fate come fanno tanti altri, chiedono 100 persone, chiedete e venite. Oltre, se lo autorizzano, venite. Ma capito dov'è il punto? Ma noi non c'è vogliamo. Nessuno da dare, non c'è nessuna manifestazione, non stiamo manifestando, siamo una delegazione del popolo che sta esercitando una sentenza di legge, non si è capito ancora. Ma non c'è una sentenza. Voi, ma anche se io fossi convintissimo della liceità delle vostre motivazioni, non vi dirò mai proprio perché è contrario alla teologia professionale. Hai ragione, porco giù. Ma tu non me lo devi dire, hai ragione. Non posso, ma anche volendo non lo farei. E per quale motivo? Perché c'hanno stipendio. Spiegami il motivo, però scusami se ti do del tuo. Siamo persi in questa misura. Ma il motivo di dire io non posso fare questo, c'è un motivo. Perché se io dico non posso, c'è un motivo. Cos'è lo stipendio mensile? Sto lavorando. È lo stipendio. Tu sei libero di decidere se farlo o no, anche e soprattutto una cosa che non conosco. E se io ti dicessi, guarda, da domani lo stipendio lo le convinci, no, sta tirando per i soldi, no. I soldi non abbiamo parlato di niente, ma stiamo parlando di idee. Detto, non posso idee. Pensare, sì, lei sta ma tu lo stai già facendo questo, tu senza sapere cosa no. Stai facendo, sei qui a fare qualcosa no, che ti hanno ordinato so di fare. Sto facendo io, non so quello che vuole fare lei e non mi pronuncio perché non so. Ma quello che ti ci ha mandato qui lo sa cosa stiamo facendo? Quello che mi io sono dipendente, quando mi dirà a me che cosa state facendo qua o che cosa potete fare, va bene. Ah, quindi aspettate ordini dall'alto, giusto? Se non è reato, sì. Non ci sono altri ordini dall'alto. Ma perché mi deve convincere? Per me sì, per lei no. Come la mettiamo? Non la mettiamo così, che noi aspetteremo qua. Io credo anche, mi perdoni, io credo anche che se mi voglio veramente confrontare civilmente, no?
mi devo documentare. Sembra che da stamattina lo stiamo. Ok, mi devo documentare, ok? Non devo essere prevenuto. Ok. Non è, signora, che io ci sono gli ultra, vado a capire gli ultra perché nascono gli ultra o perché sono tifosi della Lazio e non della Roma. Ma lo sapete gli ultra, è il mio lavoro, cosa fanno, quindi. Però lo sapete gli ultra non... che cosa fanno. Ma chi interessa se va a documentare? Lo so, perché, mi interessa perché, perché il mio lavoro mi porta a sapere quella cosa. Ma stiamo allora, parlando di. Se verrò a parlare di questa cosa. Ma stiamo parlando del calcio? No, o stiamo parlando di. No, stiamo parlando che state lavorando per un'azienda di diritto privato. Ho capito, ripeto, io non posso giudicare o parlare con lei o rispondere a una cosa che non conosco. Quindi se un domani sarò curioso di saperla andrò a studiare e sarò anche lieto di dirle ha ragione lei come ho torto lei. Fino a prova contraria. Io quando cambierà il datore di lavoro, quando cambierà il datore di lavoro ti renderai conto di che tipo di ordine. Però questo non è il suo pensiero. No, no, questa è una realtà che pensa quello che succede. Questa è una realtà che sta già succedendo. Potere, io non ce l'ho questo potere, quindi io sta già succedendo. Sta già succedendo. Se no non saremo qui. Probabilmente a voi la vita ha portato a sapere queste cose prima di me. Quando ci arriverò anche io, deciderò anche io domani. Di testa mia, come è giusto che sia. Esatto. Ma non per questo. Sempre però con una un'obbligatorietà dovuta allo stipendio, dovuta al fatto che a casa c'hai. Lei? No, questa è la perché verità. Siamo in for life, non mi piace, lo faccio perché mi piace. E quindi non prendi stipendio? No, lo prendo stipendio. Allora, ci avrai. Appunto, ci avrai da pensare a tuo figlio, ci avrai da pensare alla casa, ci avrai da pensare alla macchina, ci avrai da pensare. Posso anche altro, posso anche magari dargli a qualcun altro quei soldi. Bravo, questo ti farebbe onore, magari perché te servono. Però lei già sta giudicando, lei ha detto io lo faccio per lo stipendio. Io ma lo facciamo tutti per lo stipendio. Tutti lo facciamo per lo stipendio. Io lo faccio anche per altro. Sì. Allora, saresti disposto a farlo gratuitamente? Io quando sono partito a 20 anni potevo andare anche a fare altro, ho voluto fare questo per. Saresti disposto a farlo gratuitamente? Posso. Impegno, quello, non lo chiamo più lavoro. Vista la retribuzione, non posso decidere non farmi la stipendio, poi decido io di cosa fare del mio stipendio. Vedi? Ma mica non pretendo però che gli altri facciano quello che faccio io. Abbia pazienza. Sì, nessuno ti dice. Difficoltà. No. Ah, ok. No, comprendo che. No, se, perché voi pensate di sapere le cose. No. No, voi lei la sa perché l'ha studiata, io non la so perché non l'ho studiata. Ok. Io non mi pronuncio. Perfetto. Ok, abbiamo capito questo discorso. Okay. In questo momento non vengo da lei a dirle che la deve pensare come me, ma lei non deve pretendere che io la pensi come lei. Perfetto. Okay. Ok. Allora, se io adesso però ti dico che entro qua dentro, tu che fai? Lei ha mai assistito a vogliono linciare una persona che ha rapinato una persona e la mettono dentro le volanti? Noi salviamo anche le persone che hanno fatto del male ad altre persone. Guarda che se io vado ad arrestare una persona che ha picchiato una persona da, e io al fratello costura. Che lo vuole picchiare e vuole quando sentare dentro bisogno, la macchina volante, io, sono venuta in io lo tengo via. Quindi se io, lei vuole entrare, io non la faccio entrare, metto là non la faccio entrare. Quindi tu sei nell'esercizio della tua funzione. Esatto. Perfetto. Grazie. Noi però da qui penso che non ci muoveremo presto. A che punto stanno? Devono firmare tutti. Devono firmare tutti. Mi fumo una sigaretta. Ci abbiamo tempo. Può essere una buona idea.